degli uccellacci del malaugurio che pensavano che la Lega sarebbe morta, non solo non è morta, ma è più viva che mai ed è uscita brillantemente da questo momento difficile, avendo il coraggio di fare quello che nessun altro ha fatto, cioè di fare una grande chiarezza e di ripartire da quello che è il progetto politico, cioè dalla politica con la P maiuscola che Umberto Bossi ci ha sempre insegnato e che ha portato a costruire un progetto che nessun altro ha. Abbiamo fatto il congresso, nel congresso abbiamo fatto i congressi, il congresso nazionale del Piemonte, il congresso di tutte le altre nazioni, abbiamo fatto un congresso federale che ha eletto come segretario Roberto Maroni. Roberto Maroni non ha bisogno di particolari presentazioni, è un uomo che ha sempre rappresentato nel modo migliore la Lega in tutti i ruoli che ha ricoperto ed è la persona giusta per far superare alla Lega questo momento di difficoltà. Dobbiamo chiederci, ma il progetto politico della Lega è un progetto politico superato? È un progetto politico attuale? Innanzitutto siamo gli unici che abbiamo un progetto politico, perché se guardiamo le altre forze, a parte il fatto che stanno facendo da mesi il balletto sulla legge elettorale per decidere se ci saranno le preferenze, se ci saranno i collegi uninominali, ormai parlano solo di quello, sembra che l'unica preoccupazione loro sia quella di spartirsi i posti quando ci saranno le prossime elezioni. Noi non siamo preoccupati di quello, diciamo va bene, la legge elettorale si faccia, si mettano le preferenze, dando la possibilità alla gente di decidere, di scegliere, ma noi siamo concentrati invece su quelle che sono le cose da fare per uscire da questo momento. Allora, oggi più che mai si esce dalla crisi se si spezzano le catene che ci legano a Roma, una buona volta e in maniera netta, perché se oggi andiamo a chiedere ad un imprenditore piemontese, lombardo o veneto qual è il problema, ti risponderà che il problema è che c'è un livello di tassazione che ha raggiunto altro che il 55%, in realtà il 68-70%, e per questo le imprese chiudono, perché ci succhiano via tutto e ovviamente non ci danno in cambio niente, soltanto problemi. E allora, se prima lo Stato nazionale succhiava i soldi e appesantiva il Nord gallina dalle uova d'oro, oggi lo Stato nazionale succhia tutto e non è neppure in grado di fare quella mediazione politica che in un momento come questo dovrebbe essere fatta su scala internazionale. Quindi il problema è lo Stato, il problema vero, così come è organizzato e strutturato. E il fatto che ci si sia trovati un mese fa circa a San Gallo come presidenti delle regioni che insistono sull'arco alpino per affrontare insieme alcuni problemi, dicendo che gli stati quei problemi lì non riescono più ad affrontarli e che l'abbiano fatto i governatori non solo delle nostre regioni ma anche delle regioni francesi, delle regioni tedesche, delle regioni austriache e i presidenti dei cantoni, ci dà la dimensione di come oggi Roma non sia più il punto di riferimento e che il punto di riferimento dobbiamo essere noi con il nostro progetto politico, costruendo un futuro che vada al di là rispetto al giorno, al momento contingente, ma che delinei una via d'uscita e uno scenario per i prossimi anni. E lo scenario per i prossimi anni non può che essere quello di un Nord che taglia le catene che lo legano a Roma. E prima il Nord, che è lo slogan, ma il titolo, possiamo dire, del nostro congresso, sta a rappresentare questo. Poi la Lega, che è fatta di tanti uomini e quindi di una classe dirigente che si è formata nel tempo, che non è seconda a nessuno, deve anche far capire che
non c'è bisogno dei tecnici per governare, anzi i tecnici sgovernano, perché se vediamo tutti gli impegni e le motivazioni che hanno portato a mettere su Monti sono state sistematicamente sconfessate, no? Hanno fatto un'operazione dall'alto per dire che si sarebbe abbassato lo spread ed è aumentato, che si sarebbe ridotto il debito pubblico ed è aumentato, che l'economia si sarebbe rilanciata e l'economia sta andando nel baratro, nel senso che le nostre aziende chiudono ogni giorno di più per effetto della pressione fiscale, politica sbagliata attuata dal governo Monti. Si è detto che si sarebbero fatte le riforme, l'unica riforma che abbiamo visto è la riforma sul mercato del lavoro, che ha creato molti più problemi e ha creato il problema massimo degli esodati, che sono queste persone alle quali hanno detto: va bene, adesso vi cambiamo le regole in corso d'opera, gli accordi che voi avete fatto non valgono più, e quindi sono persone che sono a casa senza stipendio. Quindi complimenti a Monti per questa grandissima operazione che ha fatto, questa è l'unica riforma, e quindi pensate che ha fallito completamente su tutta la linea. Non bisogna essere dei tecnici per prendere le decisioni che devono essere prese. Noi con i nostri uomini nei 2 anni precedenti della legislatura abbiamo fatto il federalismo, che poi sistematicamente ci hanno bloccato, perché Roma ormai è assolutamente inaffidabile, dobbiamo tenerne conto, dobbiamo prenderne atto, e proprio per questo dobbiamo tagliare quelle catene. Ma noi che siamo qui al governo in Piemonte le riforme le facciamo. Noi la riforma sanitaria l'abbiamo fatto senza bisogno di essere il governo tecnico, l'abbiamo fatto assumendoci le responsabilità politiche, perché doveva essere fatta nell'interesse dei cittadini. E questo è un esempio, ma ci sono tanti esempi di scelte politiche che vengono prese anche nei momenti di difficoltà a testa alta, perché si è stati scelti dalla gente, perché si deve rispondere alla gente governando bene. Ecco, questa è la Lega, e per questo motivo, per questi motivi, la Lega non solo non è in difficoltà, ma ha un grande futuro, una grande prospettiva, oggi più che mai. E questa prospettiva ci deve portare ad essere il primo partito al nord, il primo partito in Piemonte. E noi dobbiamo navigare sapendo che dobbiamo arrivare lì. Del resto, quando ci siamo presentati per la presidenza della regione, tutti hanno detto che avremmo perso, e poi sistematicamente abbiamo vinto. Quindi se qualcuno parla, lasciatelo parlare, non c'è problema. Forse è meglio così, perché questo ci motiva ancora di più e fa capire ancora di più alla gente che noi ci crediamo e che siamo lì a combattere anche se qualcuno cerca di ostacolarci. Così forse ci viene la scorza ancora più dura. Piemonte Liber, buona festa a tutti e grazie a tutti quelli che l'hanno organizzato. Intanto, per prima cosa, sono felice di essere ancora una volta a casa. Ringrazio lui che mi ha invitato cortesemente, io sono venuto puntualmente. Voi sapete che io sostanzialmente lavoro a Milano e in questo momento c'è molto da lavorare, perché c'è una battaglia giudiziaria e io difendo Bossi Umberto. E nel fare saluto volevo dire alcune cose che la stampa mistifica, dicono delle cose totalmente false, e allora vi do i dati che poi potete andare a trovare in internet per chiarire alcuni concetti. Il primo concetto è che Bossi non c'entra nulla con i fatti contestati. Io vorrei si facesse il processo domani mattina, perché lui non ha fatto nulla. Chi lo conosce da vicino sa bene che tutto può fare Bossi, meno che cose di questo tipo. Seconda questione importantissima è
che i soldi pubblici, e questo voi potete vederlo in internet perché i bilanci sono pubblici, i soldi pubblici che la Lega ha avuto dallo Stato sono in banca, non manca un euro, abbiamo abbondantemente coperta quella cosa in banca, quindi tutto si può dire meno che la Lega si sia approfittata dei soldi pubblici. Io questo ci tengo a dirlo perché ho già fatto delle querele, ovviamente i nostri avversari secondo me non è il PD né il PDL, non è, come si chiama quello lì? Di Pietro. Quelli lì non sono i nostri avversari, perché non stanno facendo la battaglia politica contro di noi. Noi non abbiamo ricevuto schiaffi da quelli lì. Stiamo ricevendo schiaffi da gente che dice alcune cose e i giornali che riportano il falso. Quindi questo che sia chiarissimo per tutti. Andate in internet, guardate il bilancio, i soldi pubblici sono in banca. La Lega non ha preso una lira dei soldi pubblici. Questo per estrema chiarezza. Non vi annoio ulteriormente. Vi comunico, è importante questa cosa, è molto importante. Perché il problema nostro qual era? Che ciascuno di voi andava al bar, trovava gli amici, diceva voi, adesso andate al bar e vi dicono voi rubate i soldi pubblici. In internet i soldi pubblici sono tutti in banca. Ci sono ammanchi che fanno ridere, voi capite bene che 50 euro fanno proprio ridere, e gli che sono abbondantemente coperti, abbondantemente, da soldi che sono carosse versate al partito. Perché ciascuno di noi ha versato un sacco di soldi al partito. Quindi, come io spendo i miei soldi o Carossa spende i suoi soldi, sono cazzi nostri. Questo è importante. Venendo da Milano, perché io ormai faccio il pendolare, perché questa difesa è molto dura, fra l'altro Bossi Umberto è difeso da due avvocati piemontesi, che sia chiaro, lo difendo io e il professor, cioè lo difende il professor Gallo ed io, il grande penalista, cioè il più grande penalista d'Italia è il padre del diritto penale Marcello Gallo, che assumendo la difesa di Bossi l'assume perché ritiene che questa causa sia una causa vinta. Vi racconto, vi do una testimonianza di quello che si fa a Milano e di quello che si fa. Non c'è nessuna guerra. Il segretario federale sta facendo un magnifico lavoro organizzativo, sta rivoltando la Lega, facendo dei compartimenti dove ognuno lavora per conto suo. Bossi sta andando a pancia a terra ed è presente sempre perché il carisma della Lega è lui. E quindi noi dobbiamo lavorare per un'unità, per ritornare fra la gente e dire che noi abbiamo sempre le mani pulite. Può aver sbagliato qualcuno, ma quello che ha sbagliato, quella che ha sbagliato prima fra tutti, è stata presa a calci nel culo dopo due secondi in Consiglio federale. All'unanimità tutti i componenti del Consiglio federale non hanno votato per nessun senso. Quindi noi dobbiamo andare a testa alta, dobbiamo avere l'orgoglio di essere leghisti, dobbiamo essere compatti, e la Lega con Maroni e Bossi continuerà ad avere quel rapporto politico col territorio che l'ha portata al successo. Scusate se vi ho rotto un po' le scatole, grazie. Mario Carossa. Grazie a tutti. Basta, no. Innanzitutto complimenti per quello che avete, come tutti gli anni, fatto. Anche quest'anno sta andando, mi sembra, benissimo. Un complimento, non so se si sente laggiù alla cucina, sono veramente, ho mangiato troppo devo dire, perché sono veramente bravi. Beh, poi lo dico io agli alpini, che sono veramente bravi, ho un figlio che è stato volontario negli alpini e quindi sono, gioco in casa. Detto ciò, ha fatto benissimo Matteo, adesso a parte tutto, a dire quello che ha detto. Noi abbiamo passato alcune settimane sicuramente brutte, come diceva lui, andavamo in giro al bar o cose e ci
prendevano in giro, ci insultavano, è capitato a tutti sicuramente. Beh, noi siamo l'unico partito che comunque, come diceva lui, chi ha sbagliato ha pagato, è stato espulso, si è dimesso in un caso, e quindi in due casi, grazie, e quindi è l'unico partito che ha fatto qualcosa, ha fatto pulizia veramente, e siamo già ripartiti. Guardate, dal congresso io lo vedo sia alle feste, sia con quando si va in giro a parlare, si vede proprio una voglia di ripartire, e io devo dire che sono orgoglioso di appartenere ancora di più, lo ero già prima, ma lo sono ancora di più adesso, orgoglioso di appartenere a questo movimento che si chiama Lega Nord, perché è un movimento che, nonostante quello che i giornali di regime, i giornali dei grossi poteri finanziari dicono, c'è un movimento che siamo diversi dagli altri. Noi abbiamo l'onestà dentro, noi abbiamo il lavoro dentro, noi abbiamo la voglia di fare dentro, cosa che gli altri non hanno, e io di questo sono orgoglioso, e sono ancora più orgoglioso adesso. Io lo vedo con Roberto Cota in regione, quello che lui, che i nostri assessori fanno, c'è una differenza, io sono alleati ma non posso tacere su certe cose, la differenza di peso, di lavoro tra i nostri assessori e gli assessori del partito che è alleato nostro in regione, una differenza sostanziale, se anche uno non li conosce, non sa di che partito appartengono, dopo 10 minuti, dopo mezz'ora vedono che c'è una differenza abissale, la voglia di lavorare, la voglia di fare che da altre parti non c'è e che abbiamo solo noi. Io vi porto un esempio per tutti, perché lo conoscete tutti, Elena Maccanti, l'attuale vice segretario federale che Maroni, che vede lontano, ha voluto vicino a lui. Beh, è una che è riconosciuta da tutti, anche gli avversari politici, anche gli amministratori di altri partiti, anche chiunque, anche i sindacalisti riconoscono in lei una persona che innanzitutto lavora, una persona che mantiene la parola data, e questo è fondamentale, mantenere la parola data, eh? Ricordatevelo sempre tutti, prima cosa mantenere la parola che si dà, e noi questo lo facciamo, mantiene la parola data, si spende sempre, è sempre presente, e questo è un esempio per tutti, deve essere un esempio per tutti noi, e questo è anche una parte dell'orgoglio che io ho di avere assessori del genere. E poi non voglio solo dire la Elena, Giordano, Sacchetto, assessore all'agricoltura, che sta facendo l'assessore all'agricoltura 10 volte meglio, con 10 volte di soldi di meno di Tarocco Taricco del PD che c'era prima, dei 5 anni prima, e beh, lo fa 10 volte meglio l'assessore. E beh, questa è la differenza che noi abbiamo e che noi dobbiamo portare con orgoglio davanti. Io, guardate, con chiunque io parlo a testa alta, perché non ho timore, perché io, ripeto, sono orgoglioso di essere della Lega, e ragazzi miei, tutti noi dobbiamo essere orgogliosi di essere della Lega. Viva il Piemonte, viva la Lega, grazie. Grazie Mario. Adesso chiamo l'onorevole Davide Cotto, il grande giovane. Grazie a tutti, mi associo ai ringraziamenti che ha fatto Mario nei confronti della cucina e dell'organizzazione, perché, come dice il nostro segretario federale Maroni, i veri diamanti sono i militanti della Lega, non sono altri diamanti, perciò un grande applauso a tutti coloro che lavorano instancabilmente e senza mai fermarsi per il movimento e per portare in alto quello che è il nostro obiettivo che da sempre abbiamo, che Umberto Bossi ci ha insegnato e che col passare del tempo stiamo portando avanti, perché crediamo in un grande progetto. Questo è quello che conta più di tutto. Come sentivo dire prima, è vero, abbiamo passato dei momenti non particolarmente felici, anzi direi abbastanza bui. Nell'arco di 6 mesi la Lega è stata ribaltata come un calzino e abbiamo fatto anche degli errori, e noi in dirigenza dobbiamo anche prenderci la responsabilità degli errori che sono stati commessi, perché quando si vince tutti insieme, quando si perde tutti insieme, e quando si sbaglia tutti insieme, ci può stare questo, però abbiamo saputo dare una sterzata forte alla nave, e da dopo il congresso abbiamo cambiato decisamente
praticamente tutta la linea politica. E adesso ripartiamo, siamo ripartiti, lo vediamo già sia dalla sensazione che si ha tra la gente, ma se lo vediamo anche dai sondaggi quanto la Lega si sta riprendendo, perché noi nonostante tutto in Parlamento continuiamo a combattere contro un governo che ovviamente non è eletto dal popolo, ma è stato eletto dai poteri forti, ed è un governo che è stato voluto soprattutto dai poteri delle banche, e dei burocrati europei. E questo per noi del Nord ci penalizza fortemente, lo vedete dal fatto che la Lega 2.0, la nuova Lega, ha chiesto tre cose principali. Una di queste era abbassare immediatamente il 15% di tasse alle aziende, perché se non facciamo riprendere l'economia alle aziende non possiamo pensare che si riprenda l'economia di questo paese, perché le aziende che producono e che mantengono il paese sono al nord, e se non diamo la possibilità alle aziende del nord di incamerare più soldi non potremo continuare a mantenere questo paese. Perché io ho fatto un esempio un giorno alla Camera, ho fatto un intervento dicendo che, portando un esempio di una fabbrica che ha due reparti, un reparto nord e un reparto sud. Nel reparto nord si lavora 20 ore al giorno, si fanno gli straordinari non retribuiti, in condizioni disumane di lavoro, i dipendenti vengono sfruttati fino all'osso, mentre dall'altra parte c'è un reparto, il reparto sud, dove ci sono 100 dipendenti quando ne basterebbero 10, dove non ci sono controlli, dove c'è assenteismo, dove si ciulano pure la roba che producono. E che cosa comporta? Che questa azienda inevitabilmente non riesce a produrre, a creare un prodotto che sia alla media dei mercati europei, e inevitabilmente l'azienda è destinata al tracollo. Allora cosa si fa? Si decide di nominare un amministratore delegato che venga a mettere a posto i conti di questa azienda. Il primo atto di questo amministratore delegato è quello di cambiarsi lo stipendio, il contratto, e di farsi il contratto a vita, così come ha fatto Monti quando è stato nominato senatore a vita. La prima cosa che ha fatto, garantirsi lo stipendio per il resto della propria vita. E questo è quello che ha fatto l'amministratore delegato di questa fabbrica, che potrebbe essere una fabbrica inesistente, in realtà si chiama Fabbrica Italia. Allora, invece di andare a colpire il reparto sud di quelli che non fanno nulla, di prendere a calci nel sedere coloro che non lavorano, come i 51.000 dipendenti regionali della Sicilia, le 35.000 guardie forestali della Sicilia, quando in Piemonte ci sono 404 guardie forestali, ne conosciamo una per persona. Questa è la grande differenza. Invece che allora colpire il reparto sud per dare la possibilità al reparto nord di ripartire e di creare un prodotto altamente competitivo con le altre aziende che sono gli altri paesi europei, stanno continuando a colpire l'unico reparto che funziona, il nord. Colpire le aziende, le famiglie, con le tasse sulla prima casa che la pagano solamente al nord, la paghiamo solamente al nord la tassa sulla prima casa. E allora questo cosa comporterà? Che questa fabbrica, a un tal momento, non potendo più creare un prodotto competitivo con le altre fabbriche, sarà costretta a chiudere. Ma prima di chiudere, i dipendenti del reparto nord usciranno dalla Fabbrica Italia e creeranno un'altra fabbrica che si chiamerà Fabbrica Padania, che riuscirà a riprendersi economicamente senza avere i balzelli delle tasse da mandare a Roma, e creerà un prodotto che sarà altamente competitivo con il resto degli altri mercati e nel resto d'Europa. Il paragone che ho voluto fare è quello che succede in questo paese in questo momento. L'amministratore delegato che si è appunto dato un contratto a vita è Mario Monti, che sta continuando a colpire solamente il nord senza rendersi conto che quando il nord sarà piegato, quando le aziende se ne saranno andate da questo paese, perché in Austria alle nostre aziende fanno i ponti d'oro, 25% di tasse per 3 anni contro una pressione fiscale che noi arriva al 58%, le aziende se ne andranno, e se la secessione politica non si potrà fare, si farà la secessione economica, perché le aziende andranno via da questo paese, e quando le aziende saranno andate via non ci si riprenderà più e il paese sarà destinato al tracollo. Allora l'unica soluzione, la ricetta, è che Monti vada a casa il prima possibile, per tutti noi, per il futuro dei nostri figli, altrimenti è tracollo definitivo. Perché
Grazie. Quello che succede a Roma è quello che io e soprattutto Stefano, è lì che tutti i giorni combatte, lui il capogruppo in commissione esteri, è un mastino, ma quello che conta è quello che noi dobbiamo cercare di portare a casa, e soprattutto quello che noi dobbiamo dire ai nostri militanti, ai nostri sostenitori, che vadano a testa alta, che possano essere fieri di essere della Lega, che possano essere fieri di essere parte integrante di un gruppo fatto da militanti e dirigenti che crede fortemente in un obiettivo, e che noi andremo avanti fino a quando il Nord non sarà libero. Prima il Nord, viva Maroni, viva Cota, viva la Lega, prima il Nord. Grazie Giavero. Grazie.